Maurizio Torrealta, dal secondo raduno nazionale dei giovani di Libera, a parlare del quarto livello. Cos'è il quarto livello e come ha agito tra mafia e Stato? Allora, faccio una semplificazione che sembra banale o forse inaccettabile ad alcuni, ma però serve, è operativamente molto utile. Primo livello sono coloro che compiono i crimini, secondo livello sono le organizzazioni criminali, i capi delle organizzazioni criminali, il terzo livello sono i politici che spesso sono collusi con le organizzazioni criminali sia a livello locale che a livello più grosso. Il quarto livello è un settore molto molto particolare, sono coloro ad alto livello istituzionale che per motivi che non sono legati ad interesse personale e non da soli, cioè con altri, trasgrediscono i loro compiti, ma non, ripeto, non per interesse personale. Io analizzo un elenco di persone che era quello indicato da Vito Ciancimino come coloro che appartenevano al quarto livello, ho analizzato la loro vita, semplicemente non ho dato giudizio, sarà il lettore a dare il proprio giudizio, ma si vede chiaramente una cosa, intanto che alcuni sono già stati condannati in definitiva, ad esempio Bruno Contrada, se lo analizziamo e analizziamo gli uffici di cui ha fatto parte, ci rendiamo conto che il suo ruolo ambiguo, cioè il suo essere da una parte poliziotto che doveva contrastare Cosa Nostra, perché faceva parte dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, ma era anche capo del SISL della Sicilia, quindi doveva contattare e avere accordi con i mafiosi. Questo suo ruolo ambiguo intanto vedeva emergere come ruolo più importante quello dell'intelligence, cioè quello del SISL, e poi era un ruolo che era di tutta l'organizzazione. Il suo capo aveva lo stesso ruolo, quelli che lo hanno sostituito, che hanno sostituito il suo capo, cioè Sica, Finocchiaro, avevano la stessa ambiguità, e sicuramente lui è stato giudicato colpevole perché sono riusciti a dimostrare i reati che ha commesso, ma c'è un'ambiguità che attraversava un intero settore delle istituzioni. Cosa significa questo? Che nelle istituzioni è sempre operato una cordata di persone che cercava di difendere Cosa Nostra, ma perché? Perché i soldi che Cosa Nostra riciclava erano un materiale importantissimo per operazioni internazionali di grandissima portata, che possiamo identificare sicuramente in un certo periodo nella lotta al comunismo, dell'Unione Sovietica, e il traffico di droga produceva un ammontare così grosso di soldi che poteva diventare enormemente importante per questa lotta. I soldi investiti allo Iore, poi dati a Solidarnosc, sono un esempio che ormai è super conosciuto, ma ci sono moltissimi altri esempi come questo. I canali erano indicibili, erano Iore, vissuto opere religiose, era qualcosa che non si poteva sapere, quindi questo settore che era molto importante, perché questa gente, queste persone facevano carriera, non diventavano ricchi, non erano corrotti, però facevano carriera, perché era molto importante ed era quel livello superiore di personaggi che lavoreranno dentro le nostre istituzioni, forse per altre organizzazioni segrete, io non lo so, non sono in grado di dirlo, però questo settore è quello che proteggeva e ha protetto Cosa Nostra, ha operato per far sì che le sentenze fallissero. Quindi se noi non ci rendiamo conto che esiste questo settore, non lo identifichiamo, i nostri sforzi saranno vani. Quindi il quarto livello come una struttura occulta composta da figure di altissimo livello istituzionale. Questo 20 anni fa. Oggi, secondo lei, qual è la situazione? Io credo che la stessa struttura continui ad esistere oggi, perché i traffici, le eroine, comunque questi traffici sono di così alta portata che, anzi, le organizzazioni sono ancora più forti, in un momento di crisi è ancora più importante trattare con queste organizzazioni, lo vediamo ancora. I segni di una trattativa, ancora oggi ci sono, il missile lasciato sotto la ferrovia della TAV in Campania, non è un messaggio di una trattativa che sta avvenendo? Il capo della sezione criminale, si chiama Pisani, no? Arrestato per contatti e addirittura scambio di soldi, difeso a spada tratta dal Ministero dell'Interno, perché? Perché esattamente ha lo stesso profilo, io poi non lo so i dettagli, ma mi viene da pensare che abbia lo stesso profilo, profilo di una persona seria, ligia al dovere, affidabile, che non per interesse personale prendeva contatti e faceva copertura di questi settori. Sono settori troppo potenti, troppo forti per permettersi di non prendere in considerazione.